Ciao, sono Emilio di Giochi Preziosi, sono uno dei creatori dei Gormiti e oggi sono qua perché impareremo insieme a disegnare il volto di Kerion. Benissimo, partiamo da una griglia che noi abbiamo precedentemente tracciato con una matita. Per realizzare questa griglia abbiamo tracciato prima un quadrato, poi abbiamo individuato il centro e abbiamo diviso il quadrato sia in senso verticale sia in senso orizzontale. Così facendo abbiamo ottenuto quattro quadrati. La stessa cosa dobbiamo fare anche con questi quattro quadrati. Dobbiamo dividerli sia in senso verticale sia in senso orizzontale a metà. Per finire dobbiamo solo aggiungere sotto al quadrato un rettangolo, più o meno della metà del quadrato che sta sopra. Adesso, completata la griglia, siamo pronti per iniziare a disegnare. Abbiamo segnato questa linea orizzontale, abbiamo dato il numero 2, quindi a livello di questa linea tracciamo un segno in questo punto, sia da una parte che dall'altra. Ricordiamoci che in questa fase del disegno che serve di costruzione dobbiamo cercare di non calcare troppo con la matita perché poi dopo alcuni segni verranno cancellati. Quindi segniamo questi due punti e segniamo quest'altro punto. Ci serviranno per costruire l'ovale del personaggio. Da questo primo punto tiriamo una linea verticale, cercando di andare più dritti possibile, sempre senza calcare, sia da una parte che dall'altra. Incrociamo queste linee orizzontali. Da questo punto dobbiamo tracciare una curva in questo modo. Lo possiamo fare sia in un'unica volta o se no tratteggiando, se non siamo sicuri di fare un cerchio esatto. Non ci preoccupiamo delle tante linee che possono venire segnate perché tanto poi dopo ripuliremo poi dopo alla fine il disegno quando sarà definitivo. A questo punto abbiamo fatto con pochi tratti l'ovale del personaggio. Possiamo già segnare quello che sarà il collo del personaggio a questo livello. Tiriamo due linee sempre verticali, da una parte e dall'altra. A livello di questo punto e di questo, la linea quella verticale che abbiamo chiamato 1, tracciamo un'ellisse. Anche qui ci facciamo dei segni sulla griglia per cercare di essere i più simmetrici possibili. Facciamo una specie di goccia in questo caso, usando sempre delle curve, delle linee curve, in questo modo. Abbiamo cominciato a disegnare l'elmo di Kerion. Questa è la parte centrale. Benissimo. A metà di questo quadrato facciamo un segno e lo stesso facciamo col quadrato superiore. Anche in questo caso facciamo un ovale in questo modo, un po' a goccia. Sarà la pietra dell'elmo di Kerion. Le due linee curve in questo modo. Ora segniamo sempre la metà del quadrato, più o meno all'altezza della metà del quadrato, e tiriamo una linea orizzontale in questo modo. Ci fermiamo sulla linea che forma l'ovale che abbiamo disegnato prima e segniamo questo punto. Dobbiamo costruire le punte laterali dell'elmo di Kerion. Sappiamo che la punta laterale è leggermente più bassa di quella centrale, quindi questo è l'apice di quella centrale, stiamo un po' più in basso e tiriamo una linea orizzontale in questo modo e segniamo due punti, più o meno alla stessa distanza. Ora dobbiamo unire questi due punti con una curva, in questo modo. Come detto, possiamo farlo anche tratteggiando e poi ripassando successivamente.
torniamo a questo punto perché ci serve un riferimento per chiudere la curva dell'elmo. Da dove parte questa pietra, tiriamo una linea orizzontale. Da questo punto, incrociando la linea orizzontale, facciamo una curva e poi una specie di riccio. Da entrambe le parti. In questo modo possiamo chiudere l'elmo. Diamo un po' di spessore alle punte e chiudiamo l'elmo in questo modo, facendo due curve. Per completare l'elmo abbiamo bisogno soltanto di tracciare ancora due linee a questa altezza. Da questo punto facciamo una specie di onda che unisce i due punti. In questo modo. Partiamo da questa linea e facciamo un'onda anche da questo lato. Per concludere l'elmo ci manca solo la parte superiore, che faremmo facendo un semicerchio. Abbiamo finito l'elmo e più o meno l'impostazione del viso. Dobbiamo fare i dettagli del viso. Partiamo dagli occhi e facciamo anche qui due ovali che partono più o meno, devono essere un po' in obliquo e arrivano a questo punto. Quindi facciamo molto leggermente questi ovali. Usiamo sempre la griglia come riferimento, in questo modo. Le pupille in corrispondenza nella parte centrale disegniamo una specie di freccia, sarà il naso di Kerry, in questo modo. Poi tracciamo dalla parte interna delle pupille una linea in verticale, in questo modo. Più o meno a metà di questo quadrato tracciamo una linea orizzontale. Questa sarà la linea della nostra bocca. Segniamo già sotto il mento, che realizzeremo facendo un cerchio in questo modo. A questo punto possiamo segnare meglio la linea della bocca. Facciamo appena appena una curva che scende di lato e lo spessore. Mancano solo i copriguance per completare l'elmo. Appena sotto questo ricciolo che abbiamo fatto prima, facciamo il segno del guanciale, del guancio, in questo modo. E segniamo lo spessore dell'elmo da una parte e dall'altra. Abbiamo finito il disegno di costruzione. A questo punto, con un pennarello, andiamo a ripassare i segni che ci servono. Quindi partiamo dall'elmo, andiamo a ripassare la parte centrale in questo modo. Il disegno poi ce lo possiamo girare se dobbiamo fare delle curve un po' più difficili. Ci mettiamo comodi per realizzare nel migliore dei modi. Tracciamo la pupilla, anche in questo caso facciamo lo stesso.
questo punto possiamo, se vogliamo, aggiungere delle ombre. Queste si possono anche non fare, possono essere poi dopo realizzate anche con i colori. Ecco fatto. Abbiamo completato il disegno definitivo col tratto in bianco e nero. A questo punto possiamo cancellare la griglia che abbiamo fatto prima a matita, prima di colorare il disegno. Prendiamo una gomma, cancelliamo sia la griglia sia i segni di costruzione che abbiamo fatto, che non ci servono più. Teniamo soltanto il tratto nero che abbiamo fatto. In questo modo avremo un disegno pulito pronto da essere colorato. Vi ho portato degli esempi di come poi potrebbe essere colorato il personaggio, o a tinte piatte, magari usando dei pennarelli, o se no sfumato, si possono usare magari delle matite. Va bene, grazie per aver seguito questo tutorial e a presto a tutti gli amici dei Gormiti.